Pochi giorni fa il governo della Louisiana ha chiesto al proprio Dipartimento di Salute Pubblica di produrre entro i prossimi 2 mesi uno studio sui rischi sanitari del 5G, perché studi peer review su questo argomento suggeriscono la possibilità di numerose conseguenze sanitarie. A Toronto, numerosi esperti di salute pubblica hanno discusso questo argomento lo scorso 31 maggio nell'ambito del Wireless Technology Symposium, e ricordando che scienziati di 42 diversi paesi stanno avvertendo già da tempo i propri governi sui rischi sanitari, e che a questi si sono aggiunti i medici canadesi. 240 diversi scienziati di tutto il mondo hanno sottoscritto una richiesta di moratoria e lo Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, un comitato scientifico consultivo della comunità europea, ha identificato il 5G tra i 14 massimi fattori di rischio emergenti per la salute e per l'ambiente. Diciamo, le valutazioni con gli studi pubblicati hanno dimostrato che diciamo, studi ben condotti come quello di Ardel hanno diciamo, assolutamente confermato il rischio di cancro, gliomi, meningiomi e via dicendo. Come mai lo studio Interphone condotto con questi metodi che vi ho detto non ha evidenziato nulla? Ecco, Che i funzioni finanziatori sono le dello studio compagnie Interphone sono le compagnie telefoniche. telefoniche. Gli effetti sull'uomo sono dovuti a un meccanismo fisiopatologico principale, che è quello dello stress ossidativo, che determina un'alterazione strutturale delle cellule. Sono molto ben documentati gli aspetti oncologici. Sono stati prodotti tutta una serie di lavori scientifici che hanno messo ben in evidenza come l'esposizione cronica alla radiotelefonia può determinare tumori cerebrali, può determinare tumori del nervo acustico, può determinare anche danno alle ghiandole parotidi, come anche all'apparato riproduttivo. Da tempo l'ISDE ha ingaggiato una battaglia nazionale chiedendo il coinvolgimento del Ministero della Salute, battaglia che prosegue anche in Sardegna. E siamo rivolti anche all'assessore all'ambiente, perché prenda atto, ecco, di questa situazione in Sardegna. Ci ha risposto con un'apertura, ecco, ad un incontro e a un dibattito, e quindi attendiamo la sua convocazione. Se si conoscono i pericoli, si possono adottare misure di protezione, ma se noi adottiamo queste tecnologie al buio, non siamo in grado di assumerci nessuna responsabilità nel settore della protezione della salute. Quindi è estremamente necessario che prima di avanzare con questa tecnologia in maniera definitiva, e fra l'altro ritengo che fra 5 anni magari non sarà più neanche un 5G, ma sarà un 6G, un 7G, un 8G, non le so dire che cosa, però sempre con frequenze così alte, quindi lo studio diventa ancora più necessario. Ecco, per arrivare ad adottare misure cautelative veramente efficaci, noi abbiamo bisogno di conoscere. Da quant'è che noi siamo esposti ai cellulari? Da non oltre 20 anni. Allora, dobbiamo aspettare che queste radiofrequenze diano degli effetti conclamati a livello epidemiologico? Io direi di no. Direi di cominciare a fare delle considerazioni serie su questo tema e di evitare gli errori del passato. Questo, che è un piano un po' catastrofico, pubblicato, cosa sottolinea? Sottolinea che, come diceva Martucci prima, saremo tutti esposti, anche l'ecosistema. Nessuna persona, nessun animale, quando si introdurrà la tecnologia 5G, potrà essere esente da questo irraggiamento. Ok, quindi a questo punto che cosa vi devo dire? Vi devo dire che il contributo di tutti può essere decisivo. Un contributo economico sicuramente, ma il passaparola per noi è già veramente importante, perché siamo in 15, le associazioni sanno bene quanto è importante il passaparola e quanto è importante la rete di conoscenze e di contatti. Quindi per noi è importante che si divulghi il fatto che Ramazzini ha sottolineato l'importanza di approfondire la tecnologia 5G dal punto di vista della salute pubblica. Parlo anche di un'altra moratoria, che è quella presentata nel 2017 da 100 scienziati indipendenti di 36 paesi diversi, di cui anch'io sono firmataria, che metteva già in guardia sui possibili pericoli, sugli effetti nocivi del 5G.
Anche l'ISDE ha presentato appunto, ha rinnovato un'altra richiesta di moratoria sempre per l'avvio delle sperimentazioni 5G. Come associazioni italiane elettrosensibili ci appelliamo anche al Presidente della Repubblica affinché venga tutelata la nostra salute. In assenza di una moratoria, i malati ipersensibili rischiano di aggravare ulteriormente le proprie condizioni di salute e va evitato che si arrivi addirittura a gesti estremi, come già accaduto. Una fonte di alte frequenze che rischiano di interferire su tutti i tessuti e su tutti gli organi e sulle cellule, non solo degli adulti ma anche dei bambini e appunto dell'embrione e del feto.